Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. È stata avviata lunedì 26 giugno una raccolta firme ad opera del Movimento Civico L'Italia del Rispetto, nata per sostenere la volontà dei cittadini che chiedono l'apertura di una farmacia o di un presidio farmaceutico nei quartieri di San Vittore o Valle. Ecco, dottor Grandi, so che l'Italia del Rispetto ha voluto abbracciare la causa e proprio si sta muovendo per supportarla. In quale modo nello specifico? Sì, molti cittadini residenti qui nel Rione San Vittore si sono rivolti a noi del Movimento Italia del Rispetto chiedendoci di portare l'attenzione delle istituzioni a questo problema, l'assenza della farmacia. Allora il movimento si è organizzato con una raccolta di firme che è possibile effettuare da adesso fino alla fine di settembre, e i punti di raccolta delle firme sono l'edicola Edischool in via Cattaneo e il distributore ERG di via Tortona. L'obiettivo è quello di raccogliere più firme possibili per sensibilizzare ancora una volta l'amministrazione comunale a questo problema. L'assenza di una farmacia in un rione periferico, e io lo posso dire anche come medico di medicina generale, è un grosso problema, soprattutto per la popolazione anziana. Quindi noi vogliamo dar voce, come sempre, ai cittadini, e vogliamo farlo in modo consistente, perché è un problema molto sentito dalla gente, molto sentito dai residenti del rione San Vittore Strada Valle, e che vogliono appunto sollecitare le istituzioni preposte, che possono essere il comune o la regione. Comunque noi la petizione la rivolgiamo al comune, che è l'ente più vicino al territorio, affinché anche questo rione abbia una farmacia. I cittadini del quartiere sono un po' in subbuglio, perché hanno avuto la notizia un po' filtrata che comunque a Voghera ci sarà una nuova farmacia, sarà un privato che l'aprirà, e molto probabilmente il luogo identificato dove aprire sarà in Corso Rosselli, però nella zona più verso il centro, verso la piazza Meardi. Quindi sarebbe sicuramente più vantaggioso per il quartiere che la farmacia venisse aperta nella zona limitrofa. Quindi hanno anche fatto delle proposte, ci sono dei negozi oramai sfitti da diverso tempo, anche dove si sta realizzando un nuovo centro commerciale, e vorrebbero comunque più che altro avere un servizio di questo tipo. Perché è così importante per questo quartiere avere un servizio di questo tipo? Ma al di là del numero di abitanti, che comunque è un quartiere decisamente popolato, è un quartiere che poi è facilmente accessibile anche dalla via Barbieri, che è una via comunque con parecchi residenti. Siccome ci sono diverse persone anziane, o comunque diverse persone che hanno difficoltà a spostarsi e quindi a muoversi, per evitare di doversi far accompagnare, o comunque visto che non c'è un servizio di questo tipo a domicilio, vorrebbero avere l'opportunità di andare ad acquistare i farmaci in farmacia senza dover fare dei chilometri. So che qualora non si dovesse riuscire ad aprire una farmacia proprio qua a San Vittore, lei, in quanto portavoce dei cittadini, vuole fare una proposta, giusto? Esatto, vorrei fare una proposta, spero che magari qualche farmacia comunale oppure privata colga questa mia proposta, che in realtà è anche la voce di alcuni cittadini. L'opportunità di aprire comunque un dispensario farmaceutico da parte di una farmacia, dove i cittadini potrebbero magari una volta alla settimana, per esempio, portare le ricette, e magari
una o due volte alla settimana poter ritirare i farmaci. È un servizio che potrebbe essere meno impegnativo magari di una consegna a domicilio da parte di una farmacia, però diventerebbe sicuramente un appuntamento importante e soprattutto un servizio per un quartiere che purtroppo dal punto di vista dei servizi è decisamente latitante, nel senso che ce ne sono pochissimi.